Radio Nostalgia presenta Comunicare Bene. Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Nostalgia. Io sono Giancarlo Fornei, un coach, un formatore motivazionale, e ci sentiamo, ci ascoltiamo su questa radio ormai da tantissimo tempo. Oggi è giovedì mattina, sono le 10.30 e come ogni giovedì mattina spazio a Comunicare Bene, la mia trasmissione motivazionale appunto sulla crescita personale. Nella scorsa trasmissione di giovedì scorso appunto abbiamo già cominciato a parlare di convinzioni limitanti e potenzianti, ma oggi scendiamo ancora di più nel dettaglio perché voglio spiegarvi come vengono creati e alimentati i famosi circoli interni che ogni persona, ognuno di noi, quindi anche tu, anch'io, abbiamo e possediamo. Possono essere dei circoli virtuosi, circoli quindi positivi, oppure possono essere dei circoli viziosi, dunque negativi. A seconda di come li usiamo e soprattutto a seconda di come li alimentiamo, diventano virtuosi oppure viziosi. Ma alla base di ogni circolo, sia virtuoso sia vizioso, ci sono sempre, ripeto, sempre le nostre convinzioni più profonde. Le convinzioni dunque agiscono sulle nostre conoscenze, sulle nostre capacità, ma anche sui comportamenti, e tutte queste cose messe insieme si chiamano risorse umane e di riflesso ci fanno fare o non fare delle azioni chiamate anche attività. Le azioni di conseguenza generano dei risultati oppure delle sconfitte che a loro volta aumentano le convinzioni e tutto ricomincia da capo, come in un circolo appunto che può essere o virtuoso oppure vizioso. Il circolo dunque si alimenta costantemente e continuamente da solo, in maniera del tutto automatica. Ma come può essere eliminata o distrutta una convinzione limitante? Beh, ci sono due modi principalmente. Io adesso cercherò di raccontarteli, cercherò di descriverteli, anche se farlo per radio non nascondo che sia un po' complesso, un po' complicato. Pertanto ti invito anche a visitare il portale www.emozionicolori.it, perché vi troverai proprio i miei articoli e un articolo che proprio riguarda le convinzioni limitanti. Vai, leggilo, perché sono convinto che ti aiuterà a capire meglio il procedimento. Ma torniamo ai nostri due modi per poter, come dire, eliminare una convinzione. Abbiamo quindi il modo numero uno, che è quello di creare una nuova immagine interna, una immagine di una convinzione potenziante, e poi con una tecnica particolare che bypasso perché è molto lunga, sostituire appunto questa immagine della convinzione limitante con questa immagine di un'immagine nuova e potenziante che abbiamo appunto appena costruito. Il secondo modo invece è quello di crearci un dubbio interno, ponendoci ovvero delle domande che vadano a mettere in discussione la convinzione stessa, dopo averlo fatto ristrutturando la nostra linguistica interna, quella che viene definita in gergo il famoso dialogo interno, ovvero le parole con le quali noi ci parliamo tutti i giorni, ogni giorno. Bene, cambiando le parole, le frasi limitanti e sostituendole con parole e frasi potenzianti, possiamo migliorare la nostra linguistica interna e sgretolare giorno dopo giorno le convinzioni limitanti che ci assillano. Naturalmente comprendo bene che non sia un lavoro facile, ma l'esperienza accumulata in tutti questi anni come formatore prima e come coach poi mi porta ad affermare che sia qualcosa di fattibile. Uno dei grandi del panorama attuale della programmazione neurolinguistica, Robert Diltz, afferma: le nostre convinzioni possono plasmare, influenzare o perfino stabilire il nostro grado di intelligenza, di salute, di relazioni, di creatività, addirittura il nostro grado di felicità e di successo personale. Dunque hai capito quanto le convinzioni potenzianti o limitanti possano essere fondamentali nella vita di ognuno di noi. Bene, se hai un dubbio o comunque vuoi pormi una domanda, scrivimi a info@giancarlofornei.com, ti risponderò sempre e personalmente. In chiusura invece di questa trasmissione approfitto al volo per invitarti a leggere nuovamente, se ancora non l'hai fatto, il mio ultimo libro, Come vivere alla grande. In questo momento mi sta dando veramente una grande, grandissima soddisfazione, perché dopo ben 3 settimane è ancora in classifica nel giardino dei libri, nei top 100 degli ebook più venduti e più letti. Cos'altro dirti se non darti appuntamento nuovamente qui giovedì prossimo su Radio Nostalgia con una nuova puntata di crescita personale. Da Giancarlo Fornei un grande, grandissimo abbraccio.